mi sarebbe piaciuto visitare San Pietroburgo, la Neva, l'Ermitage, la prospettiva Agneschi, ma non ci andrò. Non ci andrò perché l'amministrazione di San Pietroburgo ha votato recentemente un provvedimento contro l'omosessualità. È chiaro che il mio boicottaggio turistico non inciderà più di tanto sull'economia della seconda città russa, però penso sia giusto anche affermare così la coerenza. Io credo che quando si punisce, quando un'amministrazione addirittura pubblica punisce una categoria di persone, prima o poi questa punizione, questi provvedimenti discriminatori arriveranno a colpire l'intera cittadinanza. E infatti non a caso mi risulta che anche l'amministrazione comunale di Mosca stia pensando a qualcosa di simile, e la Chiesa russa, ortodossa naturalmente, che di fatto è una succursale oramai del potere putiniano, come dimostra il recente caso delle Pussy Riot, bene, anche la Chiesa ortodossa vorrebbe estendere questi provvedimenti discriminatori contro gli omosessuali a tutta l'intera Federazione Russa. È vero, la violenza contro i gay è comune in moltissimi paesi, ma mi sembra che contro la comunità omosessuale russa ci sia una doppia violenza, quella da parte dei gruppi razzisti, ma anche quella appunto delle autorità pubbliche. Ce n'è abbastanza per non stare con le mani in mano. L'amministrazione di San Pietroburgo deve sapere che molti di noi non sono d'accordo, contestano, protestano che discriminare gruppi di persone per i loro atteggiamenti sessuali è sbagliato. Sarebbe una cosa importante e giusta che anche l'amministrazione comunale di Milano mandasse questo segnale e revocasse il gemellaggio con San Pietroburgo.